Salve a tutti e bentornati sul canale delle Perle di Vale. Oggi andremo a fare questo bellissimo bauletto. Mi piace tantissimo. Io l'ho realizzato, gli ho messo la catena e gli ho fatto anche un manico tubolare per portarlo a mano. Però questo non lo trovate nel video. Se volete, vi farò vedere un video di come farli. Io ho fatto questo bauletto anche se non sapevo come comportarmi con questi laterali. Non li avevo mai fatti, quindi questo l'ho fatto insieme a voi, è la prima volta e mi è venuto benissimo, mi piace tantissimo. Io adesso questo l'ho rimasto da foderare, lo farò e niente, questo è il bauletto che andremo a realizzare. Si fa prestissimo e ho fatto un punto alto e un punto basso, un punto alto, un punto basso e viceversa, dove ho fatto il punto alto nel giro successivo metterò dove ho fatto il punto alto, metterò il punto basso e così via. E questo è il risultato. Bene, ora detto questo, i materiali che ho usato li ho presi da www.modamericeria.it, poi vi metterò il link, vi metterò il link dei materiali che ho usato. E niente, ora vi lascio al video tutorial. Iniziamo il nostro lavoro del nostro mini bauletto. Cosa ci serve? Allora, prima di tutto le patelle, i laterali. Io ne ho già fatto uno per velocizzare il tutto. Poi abbiamo bisogno della nostra patella. Io l'ho rivestita dall'altra parte con questa tipo pelle perché vi arriva di questo colore qua e a me non piace. Però voi potete al limite foderarla con la fodera che fate l'interno. Poi abbiamo bisogno di una catena se volete metterci la tracolla, ma io gli farò anche il manico da portare a mano e lo farò il manico con la lana, ma andrò a rinforzarlo con questa rete che è di circa 29 centimetri. Poi abbiamo bisogno della fodera di 1 centimetro di forbici e le nostre chiusure che sono queste. Poi vi farò vedere come inserirle ed infine abbiamo bisogno anche di ponticelli. Io avevo questi, comunque vi metto tutto nell'info box. Allora, prima di tutto vi consiglio di andare a tagliare la fodera per la patella. Vedete, io ho messo la mia patellina sopra e l'ho contornata con questa penna matita e ho lasciato 1 centimetro per la cucitura e questa la mettiamo da parte e questa è la fodera che poi andremo a rivestire il corpo borsa, ma quello lo prendiamo in ultimo la misura. Bene, iniziamo. Ora vi faccio vedere. Allora, io vi consiglio sempre di prendere il filo da dentro, vedete? Da questo lato qui e non mai qua, perché quando andiamo a lavorare ci viene su perfettamente senza alcun nodo o senza andare a fare altri nodi, a prendere diversi fili, insomma, che ci rallenta il lavoro. E quindi io preferisco in questo caso, vedete, viene su perfettamente e andiamo a fare il nostro giro, il nostro primo giro che sono, abbiamo detto che io farò 24 maglie con il numero 6. In questo caso, facendo 24 maglie, avrò poi alla fine maglie dispari. Perché? Perché una, sapete come sapete, si salta per andare nell'altra. Comunque io ora faccio le mie 24 maglie. Tenete abbastanza morbido perché poi dopo, se no, fate fatica a fare l'altro giro. Quindi 1, 2, 3, 4,
e così via, faccio le mie 24 maglie. Io ho fatto le mie 24 maglie, ora prendo la patella e vediamo dove arrivano le mie 24 maglie. Vedete? Arrivano qui, quindi ci rimane un po' di spazio, ma questo mi serve perché a fine giro andremo a fare il perimetrale e quindi poi si pareggerà con la patella. Ora abbiamo fatto 24 maglie, queste noi dobbiamo girare, vedete, e dobbiamo andare in queste, a lavorare in queste maglie qua, vedete, queste sono in rialzo per quello che vi ho fatto lasciare molto lento e come ho detto dobbiamo saltare una, quindi andiamo nella seconda e prendiamo la maglia e facciamo, scusate, e facciamo la nostra maglia bassa, così andiamo nell'altra, vedete, e continuiamo così per tutta la riga. Mi raccomando, dovete andare nella maglia, non così come facciamo di solito. Io ho sempre fatto in questa maniera perché il lavoro rimane più compatto, vedete? Bene, ci vediamo alla fine, poi vi dico come iniziare il lavoro. Ok, abbiamo finito la nostra riga, ora andiamo a fare il secondo giro, quindi catenella per girare, primo inizio col punto basso, poi vi faccio vedere alla fine perché questo è un lavoro che sarà punto alto, punto basso, punto alto, punto basso, punto alto e sarà un lavoro così fino alla fine del nostro pannello. Però dobbiamo ricordarci di alternare perché nel secondo giro dovremo andare a fare, se nel primo giro, in questo giro abbiamo fatto il punto basso, nel giro dopo dovrà essere punto alto. In pratica, dove c'è il punto alto nel giro precedente dobbiamo fare basso, dove c'è il basso l'alto e così via. Ma vi faccio vedere, quindi iniziamo. Io inizio con il punto basso, punto alto, punto basso, punto alto e così via fino alla fine e ci siamo vediamo. Arrivati alla fine, io ho fatto un punto basso e finisco con un punto alto, ok? Ora che ho finito con un punto alto, catenella, devo iniziare con il punto basso e dovete avere 23 compresa questa. Faccio vedere, ora iniziamo con, visto che abbiamo finito con un punto alto, dobbiamo iniziare il punto basso. Come vi accorgete se avete sbagliato? Vedete qui questi, quando avete due lineette qui così vuol dire che è un punto alto, dove ce n'è una sola è un punto basso, quindi tenete sempre riferimento a questo, quindi qui abbiamo fatto punto alto, punto basso e qui il punto alto. Abbiamo fatto la catenella per voltare e iniziamo a fare quindi il punto basso. Iniziamo punto basso, punto alto, punto basso. Scusate, tenete sempre il filo tirato alla stessa maniera perché sennò se fate un po' largo viene larga poi la catenella, quindi punto basso e punto alto e così via fino alla fine, vedete? Ecco fatto, abbiamo finito il nostro giro e abbiamo fatto 42 giri perché devono essere 44, ma dobbiamo tener conto che alla fine dobbiamo fare
un giro perimetrale viene uno di qua e uno di qua, quindi sarebbero 44. Questo misura per ora, adesso vi dico subito quanto misura. Misura circa 35 centimetri. Ora andiamo a fare il nostro perimetrale. Prendo il mio uncinetto e vado a fare il perimetrale. Quindi, se non vogliamo fare la punta, facciamo una catenella e andiamo nel buco sotto e andiamo a fare tutte maglie basse in questo modo. Ogni buco che vi trovate, vedete, è un giro. Queste poi andranno cucite insieme a queste, quindi se queste sono 44 maglie, dobbiamo fare 42 più i due del giro perimetrale. Quindi io ora continuo il mio giro perimetrale e ci vediamo alla fine. Bene, io ora ho finito tutto il giro perimetrale e andrò a fare un ulteriore giro a punto bassissimo. Adesso finisco. Ok, e andrò a fare un giro di punto bassissimo, quindi prendo questa e porto dietro così, prendo, pesco il filo e porto dietro. Questo per dare una maggiore stabilità al filo e per fare una rifinitura che è più carina da vedere, ok? Quindi io continuo per tutto il giro, farò per tutto il perimetro il punto bassissimo. Ora abbiamo fatto il nostro giro di maglie bassissime, vedete come viene molto più grosso il laterale, molto più compatto e sinceramente a me piace molto di più perché rifinisce il corpo borsa in modo elegante. Bene, detto questo, andremo a iniziare il nostro laterale facendo le nostre catenelle come qui. Quindi andiamo a prendere il nostro filato e andiamo con un uncinetto del 5, perché vedete il 6 non passa. Quindi andiamo con l'uncinetto del 5, andiamo a raccogliere la maglia e facciamo la nostra prima catenella, così. Ora andiamo, tenendo la codina, così la nascondiamo, iniziamo a fare il contorno di catenelle, come ho detto, una in ogni buco, in questo modo, ok? Io ora andrò a fare tutto il giro e ci vediamo dopo. Mi sono dimenticata di dirvi che quando siete qui nell'angolo, in questo qui proprio nel centro, ne fate due qui, se non ricordo male. No, ho fatto solo due qui e due qui, ok? Facciamo quindi qui uno, questo uno e 2, 1 e 2, ok, vedete, per fare il giro come questo. Vedete, io in questo qui ho fatto, in queste due maglie qui ho fatto 2 e 2, poi nelle altre ancora 1 fino alla fine, ok. Bene. Ora andiamo ad assemblare e mettiamo gli accessori sulla patella. Come facciamo? Io mi sono presa la misura, vedete, vi dico quant'è la misura da un punto all'altro, sono 4,5 e no, 4 e 4, scusate, 4 è un po', perché io ho fatto in questo modo, ho messo la mia chiusura, poi da questo lato alla fine sono
3 e 7 e quindi dovrebbero essere 3 e 7 anche dall'altra parte, vedete? Poi ho fatto due segni in questi buchi qua, perché io dovrò andare a fare due buchini con le mie pinzette per poi inserirci la sua chiusura, cioè la sua, quello che deve tenere stretto questo. Quindi adesso io monto questo e monto i miei due, questi qua, i due ponticelli, vedete, con la sua vite, e poi dopo andiamo ad attaccare questo alla borsa. E io ho montato i miei due ponticelli e la chiusura in alto è venuta bloccata in questo modo, benissimo. Dopo qui andranno questi ganci, questi ganci qua, di cui uno farò il manico per tenere a mano e uno con la catena, così uno può cambiare come vuole, vedete? Dopo verrà in questo modo qui e andremo a mettere anche la chiusura in questa, nella nostro corpo borsa. Anzi, vi dico come prendere anche l'altra, la fodera per il corpo borsa. Dobbiamo prendere la nostra fodera, io metto sopra in questa maniera, poi con la mia il mio pennarello, questo qua, vado a tracciarmi il contorno del mio corpo borsa in questo modo, così, vedete? Ora vado a tagliare a un centimetro. Ora andiamo ad assemblare il tutto. Prima di assemblare dobbiamo prendere la misura di dove andrà l'altro pezzo della nostra chiusura, cioè questa, scusate, questa. Ma per farlo dobbiamo mettere in questo modo. Poi sappiamo che questo è l'alto di dove andrà poi messo i nostri manici, quindi posizionando in questo modo circa, mettiamo a pari qua sotto, vedete, a pari, vedete che viene pari col fatto che abbiamo fatto il giro perimetrale. Quindi andiamo a sceglierci la nostra posizione di dove vogliamo che venga il nostro bottone. Considerando che questo verrà più largo, quindi dobbiamo andare un po' più in alto. Quindi facciamo circa in questo modo. Io direi qua, vediamo quant'è dalla nostra altezza, diciamo partiamo dalla base in alto circa 9 centimetri. Quindi prendo, vi ricordo che il davanti è questa dove vediamo, vedete il perimetro, la delineazione del, vedete dove c'è questa linea, ok? Quindi andiamo a farci i nostri a 9 centimetri di altezza, che è questo, qui è 9 centimetri, ok? Quindi dobbiamo mettere il nostro, l'altro pezzo. Vi ricordo che questo è il dietro del nostro pezzo. Io vi consiglio di mettere anche un po' di rete, che adesso io andrò a tagliare e fisserò in questo modo. Magari riprendiamo bene le misure di larghezza, quindi così è 9 e 9, no, non va bene, quindi mettiamo un po', 8 e mezzo, ok, 8 e mezzo da questo qui
alla base di qua e 8,5 di qua, e andiamo a metterla in questa posizione così. Ora prendo la rete, metterò dietro questo e poi lo andrò a chiudere. Dimenticavo, ci vuole anche un pezzo di rete perché andremo a metterlo nel corpo borsa, perché ho notato che rimane con questo tipo di chiusura che abbiamo messo, questa rimane molto morbido e quindi ci vuole il rinforzo della rete, anche se pensavo all'inizio di no. Quindi prenderemo questa rete. Io la rete l'ho tagliata a, ve lo dico subito, a 36 cm di lunghezza e di larghezza 19. Ok? Ora, io per comodità ho già messo un laterale. Vedete come viene bene pulito il lavoro. Se vi ricordate, abbiamo fatto un altro giro perimetrale di punto bassissimo, e questo sarà poi il risultato finale. Vedete, tutto bello pulito e allineato. Ora vi faccio vedere. Io prendo questo ago qua, infiliamo, mi prendo il mio laterale e vado a fermarmi subito il primo punto. Questo e questo devo prendere, in questo caso prendo i primi due e vado a bloccare il filo. Andrò a bloccare il filo in questa maniera, così tiro. Poi dopo questo filo lo andrò, questi due fili li andrò a mettere dentro. Ora dobbiamo prendere le due asole qua, vedete questa maglia qua, e dovremo andare a infilarci in queste due, lasciando fuori la maglia bassissima che abbiamo fatto. Questa non dobbiamo prenderla, dobbiamo prendere solo le due dietro. Ok, faccio vedere. Allora, inserisco l'ago e prendo solo le due dietro. Ora non dobbiamo mai fare questo gioco qua, ma dobbiamo dal di qui, dobbiamo andare in qua e, vedete, prendere le due. Prendiamo le due dietro e quella del laterale e tiriamo così. Ora dobbiamo andare in questa di qua, quella sotto, e prendiamo quella di sotto così e tiriamo il nostro lavoro. Non vi preoccupate dei fili, che dopo li andremo a bloccare. E continuo così, vedete qua, prendo questa e queste due, vedete, fino alla fine devo fare questo passaggio qua e andrò a fare fino all'altra parte. Io vi consiglio di mettere una molletta per tenere fermo, per vedere se il lavoro viene su tutto uguale. Se avete fatto bene i giri del corpo borsa, dovrebbero combaciare con quelli del laterale e vi verrà su benissimo. Bene, io ora continuo il mio lavoro e ci vediamo alla fine. Bene, ora questo è il corpo borsa finito, vedete? E ora andremo a mettere la rete. Allora, premetto, la rete la potete mettere anche a corpo steso, questo qui, prima di mettere i laterali, e lo prendete quando fate il giro perimetrale. Io però avevo deciso di non mettere la rete, ma invece in realtà ci vuole, perché altrimenti quando vado a aprire la mia patella, vedete, fa questo gioco qui e non mi piace, quindi, perché
come sapete, la rete si può mettere anche in un secondo tempo in diversi modi. Bene, io ho tagliato la mia rete, che vi ho detto la misura. Se la rete dovesse uscire un po' in questo modo, non fate altro che pareggiarla. Però in questo caso, vedete, io la metto bene dentro e la vado a fermare con un puntino, con questo filo trasparente. Allora, io, come vi ho già fatto vedere, ho già fatto il mio tubolare da metterlo sia a mano che a tracolla con la catena, che ho già preparato anche quella, poi vi faccio vedere. Bene, ora, come ho detto, andrò a fermare la mia rete con delle mollettine, così, in modo da tenerla ferma. E andrò a dare una cucitura, qualche punto in quella e qui in alto tutto, per far sì che rimanga bene tesa. Andrò a dare qualche punto qui, col filo invisibile non si vede, vedete, e dopo viene rigida così. Andrò a mettere poi la fodera, vedete. Questo è un piccolo bauletto che si fa prestissimo a farlo, è carino. Sinceramente, quando io ho preso queste patelle, questi laterali, io di solito per fare il mio bauletto qui ai buchi, e questo mi sono trovata senza buchi, non sapevo come farlo, ma in realtà, diciamo, ma chissà come verrà, in realtà è venuto benissimo, mi piace tanto. E sicuramente per delle ragazzine un bauletto così piccolo è comodissimo. Bene, detto questo, io adesso andrò a dare i miei punti e andrò a mettere la mia patella, poi vi dirò a che centimetri, e facendo un punto con il filo e l'ago, questo, ok? E ci vediamo alla fine. Allora, io sto attaccando la rete e devo dire che non uso questo, ma uso il filo, e andrò a prendere, vedete, qui sotto dove abbiamo fatto il punto bassissimo e non si vede nulla, e tutto attorno, se vedete, sempre col suo filo, io esco da mezzo queste e non si vede, e la cosa è molto più stabile e mi piace di più. Adesso faccio l'altro lato e faccio il contorno di questo, andando a prendere, vedete, uscirò in questo punto qui, in mezzo al punto della patella e al punto bassissimo che ho fatto, e non si vedrà nulla, vi garantisco. Altrimenti, se avete paura che si vede, potete farlo col filo trasparente, ma io, guardate, l'ho fatto in questa maniera e di qua non si vede niente, perché andando a prendere qui sotto, vedete, qui sotto non si vede, esco qui, vedete. Bene, io adesso faccio anche l'altra parte e poi ci vediamo. Ok, io ora ho già fatto la prima cucitura e l'ho messo a 2 cm dal bordo. Ho fatto il segno con gli spilli e l'ho attaccato. Ora torno indietro per fare tutta una cucitura attaccata, e quindi torniamo indietro in questo modo, dove, vedete, non c'è, c'è l'ultimo buco qua, e vado di qua. Una volta che avete fatto la prima cucitura, tutto è molto più facile. Poi vado in questa, salto e vado qua, vedete, così, e qui. E faccio così per tutta la riga fino ad arrivare in fondo, poi fermo. E la nostra borsa è quasi finita. Ci vediamo dopo.
Bene, il nostro bauletto è finito, vedete? Io gli ho fatto anche il manico a tubolare per tenerlo a mano. Io di questo non vi ho fatto vedere il video. Se volete, vi faccio vedere due o tre modi di fare un tubolare con sostegno in modo che quando andiamo a tenerlo non si rovini o non si allunghi. Io in questo qui mi sono limitata solo a farvelo vedere perché probabilmente uno può metterci anche solo la catena. Io, vedete, gli ho messo la catena e gli ho fatto il manico da portare a mano. Ho rimasto da foderarlo, che poi lo andrò a foderare, però il bauletto finito, e io questo l'ho chiamato il bauletto Roberto, perché devo dire la verità, io non credevo che mi piacesse così tanto perché non ho mai visto dei laterali fatti in questo modo senza i buchi qua. E questo qui è adatto molto per le ragazzine, è piccolino, si fa presto a farlo e devo dire veramente mi piace tantissimo, mi sa che ne farò altri. Adesso per l'estate ne farò di diversi colori perché mi piace. E niente, questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto e sia stato comprensivo perché diciamo che io ho iniziato con una certa idea, però siccome, come ho detto, non ho mai fatto dei bauletti con questi laterali, quindi mentre lo facevo qualcosa ho cambiato. Per esempio non volevo metterci la rete, ma invece poi gliel'ho dovuta mettere perché altrimenti questo qui si faceva fatica a aprire e chiudere, nel senso che si smollicciava molto. Cioè, quindi diciamo che questo è il fatto di fare il video con voi, insieme a voi, la prima volta. Non ho fatto nessuna prova prima, quindi ci saranno degli errori. Io mi scuso e spero comunque che il video vi piaccia e che vi sia stato d'aiuto per avere un'idea di come fare. Andate sul sito di modomerceria.it e trovate tutti i materiali che io ho usato. Bene, detto questo, io vi saluto, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e ciao al prossimo video!